Siamo quindi all'Aquila, chi vive in centro si organizza in consorsi. Tra i problemi più urgenti la rimozione totale delle macerie e il via ai lavori di urbanizzazione. Ci fa il punto della situazione Maria Rosaria Lamorgio, vediamo. Immaginate, cioè, se dopo un anno rimane così, fra 2 anni, fra 20 anni noi saremo ancora così, perché non si muove niente, ecco, guardate le macerie, guardate che ci sta. Se non si fa nessun ristoccaggio qui rimaniamo così per altri 20 anni. Hanno fretta gli abitanti del centro storico. È arrivato, dicono, il tempo della ricostruzione e si organizzano. Dopo quello di Piazza della Prefettura stanno nascendo altri consorzi. Accompagniamo alcuni proprietari durante un sopralluogo nelle loro abitazioni. Se quello incomincia a crollare, se ne va tutto, non rimane niente, niente, e non riusciamo a farci sentire. Siamo in quella parte dell'Aquila che è uno dei suoi punti di riferimento nella chiesa di San Pietro, dove i vigili del fuoco stanno completando la copertura provvisoria. Stiamo ultimando, cercando di posizionare alcuni ferri sopra del muro che è rimasto in piedi per poter completare l'opera di questa copertura con delle onduline metalliche. 15 proprietari hanno già dato vita a un consorzio, l'hanno chiamato Vastarini Cresi dal nome di un palazzo quattrocentesco, la presidente Francesca Gizzi. Alla fine di gennaio presenteremo tutto lo studio preliminare, oltre a quello, al materiale burocratico della costituzione del consorzio di Via Roma, Piazza San Pietro. E a quel punto poi il sindaco ci riunirà tutti i consorzi per dirci quali sono le linee guida per ricostruire. Un altro gruppo di proprietari si sta organizzando in aggregati in vista del consorzio. Il presidente è Eugenio Carlomagno, direttore dell'Accademia di Belle Arti. Noi stiamo facendo già gli aggregati urbani per poi fare successivamente i consorzi e quindi iniziare a capire come ricostruire questa città. La cosa fondamentale è fare un piano organico innanzitutto per capire bene cosa vogliamo che questa città diventi. E la priorità, dicono, è quella dei servizi, realizzare immediatamente la rete fognaria, quella metanifera, la rete idrica, cablare la città. Senza il centro storico, l'Aquila non ha la sua identità, la gente non ha la sua identità.